Buongiorno a tutti quanti. Allora, oggi ho armato il mio 316 con una Mustang Platinum pacchetto nero, che adesso hanno una forma diversa, ma sono sempre uguali. L'importante è che siano super platinum e non teflonate, che almeno per me io non mi ci trovo bene. Allora, siccome non avevo provato le ultime formule, il prezzo è abbastanza abbordabile, mi sono detto perché non provare di nuovo, dare un'altra possibilità a questi saponi di Goodfella's. A guardare la pasta sembra un TFS come impasto, però non mi ha dato a saperlo, neanche mi interessa più di tanto. Vediamo più che altro come funziona il sapone. Come pennello, un'altra curiosità, perché io avevo solo i vintage, volevo provare questo qua, Zenith setola sbiancata, quindi maiale. Vediamo se è morbido, ma sembrerebbe di sì. Perché purtroppo i maiali, soprattutto che quelli di certi Omega che ho provato, sono veramente aggressivi sulla pelle. O se no, devi fare ogni volta una giornata, almeno dalla sera prima, in ammollo, e devi fare un lungo rodaggio. E quindi se sei uno che non ha problemi a fare queste cose, bene. Ad esempio, a me, che è una cosa che non sopporto, devo finire che dopo non li uso mai. Quindi se uso un maiale, voglio un maiale che sia pronto, diciamo, abbastanza velocemente. La profumazione è forte, cioè nel senso è bella, decisa, tutto sommato non è niente male, però a me, dico la verità, sa un po' tanto la profumazione chimica, non è una profumazione che non vuol dire niente. Profumazione chimica o profumazione naturale vuol dire niente, anzi. Se un olio è lavorato chimicamente, nel senso chimicamente, nel senso che magari viene filtrato, viene lavorato bene, è solo un valore aggiunto. Dico chimica nel senso che mi ricorda qualcosa proprio tipo i detersivi profumati, ecco, che comunque sono piacevoli, per carità, però sì, ecco, non mi dà l'idea di una profumazione. Non è che metterei un eau de toilette così, ecco, questo intendo, di sicuro almeno io. Ok, proviamo intanto così. Si presenta come una pasta comunque piuttosto morbida. Come immaginavo, soprattutto per un neofita, o meglio, uno che non ha ancora la pelle abituata alla rasatura tradizionale, magari una pelle delicata, vuole un maiale, non vuole spendere troppo, 10 euro su Amazon spedito è di una morbidezza sconvolgente della prima volta che lo uso. Questo trattamento delle setole sbiancate sicuramente danno una morbidezza al pennello che è qualcosa di veramente spettacolare.
È un sapone che monta molto compatto e richiede molta acqua. Sempre da dosare comunque, poi alla volta, eh. Almeno come meccanica, sicuramente un passo avanti da quelli a cui ero abituato anni indietro. Per me va bene così. Non ha tantissima scorrevolezza, vediamo com'è con la protezione. Ora c'è quello che dopo salta fuori e dice: ma dovevi metterci più acqua, se no non scorre. Ti metto più acqua e a protezione, ci salutiamo. Comunque non è una cosa esagerata, nel senso che non è una mancanza di scorrevolezza fastidiosa, così è accettabile. Di certo, ecco, magari non lo vai a abbinare a un rasoio che magari di suo manca un po' di scorrevolezza. Perché allora rischi magari di trovarti male, ma se hai un rasoio che scorre bene, non è un grosso problema. Ragazzi, sti pennellini qua, altro che omega. Dopo, se uno piace a una pelle coriacea, piace un massaggio più sostenuto, questo qua magari è anche troppo morbido. Però se uno cerca un pennello morbido e comunque di sentire il maiale, questi qua non si battono, ragazzi miei. Io ho quelli vintage di una volta, sempre della Zenith, eccolo qua. È molto simile comunque di una morbidezza. Questo qua alto così non vale la pena secondo me perché diventa troppo troppo morbido, cioè si apre troppo il ciuffo, ma con un ciuffo più fino va benissimo. Obliquo.
La profumazione in rasatura si sente. Preferisco robe un po' più lavorate, però contiamo che ho pagato 10 euro spedito, quindi ci sta. Ci sta. Pesco un altro po' di sapone. Potrei farmelo bastare, ma preferisco. Pescare un altro. È inutile fare le prime due passate dove dai la sgrossata, diciamo, con tanto sapone, e dopo dove devi avere anche protezione in viso e tutto, lo fai solo con una patina minuscola che dove vai a agire in contropelo sul viso. Cioè, ok che nel contropelo la scorrevolezza è importante, però per me ci deve essere anche il sapone. Ok. Vi dico la verità. Pensavo peggio. Dopo, se dovessi personalmente, non so, aver bisogno di cercare un po' il risparmio. Forse con 5 euro in più, un Mastro Michè. O tipo l'eccentrico. Quindi un TFS bello ricco di burri e tutto, anche nel post rasatura, già così sento che la pelle non è morbidissima, tende un po' a tirare un pochettino. Però è anche vero che se devi andare a comprare anche l'after, via dicendo, sono 5 euro qua, 5 euro là. Alla fine non sono più solo 5. Ecco qua, con 20 euro c'hai 7 spedito. Quindi come prezzo non mi si può dire niente.
qualità prezzo ci siamo. Fa il suo lavoro. Logico, per me, per la mia passione, ormai quando mi faccio una rasatura io mi aspetto qualcosa in più, quindi se devo spendere poco, spendo poco veramente, quindi magari mi prendo una ciotolina della Vitos, che con 4-5 euro mi faccio la barba uguale, e... però neanche quello, perché alla fine per me ormai è una passione, quindi preferisco almeno uno Stirling o almeno comunque un sapone di una certa qualità che mi dia qualcosa in più in generale. Però devo dire che questo qua 10 euro spedito, ragazzi, a confronto di quelli che avevo provato io anni fa, questa AJ1, ragazzi, lavora bene, cioè non si può dire niente. Volendo uno si può fermare anche qua adesso. Dopodiché, come vi ho detto, sentire una profumazione così un po' a mio naso un po' da detersivo, cioè senza complessità, senza... cioè la apprezzi, è buona, però a me non mi fa dire wow. Dopo magari ce ne sono altre che sono meglio, e magari è il mio naso che la sente così, però ragazzi, mia, stiamo parlando di un sapone che spedito costa 10, quindi ne vale 5, 6, 7 euro, to. E comunque non è male neanche il post rasatura, quindi è un bel sapone, è un bel sapone. Dico la verità, non mi aspettavo che avessero fatto un passo così in avanti, non me l'aspettavo. Quindi ben fatto, perché comunque uno con, senza spennarsi, se uno dice io non voglio spendere soldi per farmi il super viaggio e super prestazioni, mi va di non spendere troppo ma di avere un buon prodotto, dopo, cioè questo supera anche Cella, secondo me, supera tutti quei saponi da banco così, quindi o uno spende poco veramente, cioè 2-3 euro, si porta a casa il Palmolive, si porta a casa Proraso così e si fa una gran sbarbata. Secondo me il passaggio dopo è questo qua di Goodfellas. Un passaggio dopo ancora potrebbe essere un TFS, tipo Mastro Michele o Eccentrico. Dopo si va sulla fascia medio-alta, quindi secondo me può essere Stirling, può essere tutti quei saponi che comunque con una ventina di euro te li porti a casa, anche se adesso cominci a portarti a casa dei marchi quasi come McDuff, così, che non sono medio-alto, per me sono di un gran livello. Dopodiché, se uno vuole veramente farsi dei viaggi stratosferici, lì cominci ad andare su Marrakesh, ad esempio, i nuovi Pantarei che sta facendo adesso, su Abbati la Mantia. Diciamo che ci sono molti scaglioni di prezzi e di qualità. Devo dire che questo qua, ragazzi miei, adesso funziona, cioè non è più come una volta, ecco, adesso funziona. Solo il sapone così, adesso io sento, c'ho una pelle che non è male, ma non mi fa impazzire, ecco, né la profumazione né niente, però ti fai una signora barba senza spendere troppo, questo è il concetto, quindi dietro il suo prezzo veramente non gli si può dire niente, lavora bene, basta. Ok, ci metto un po' di astringente della Mirsol. Eccolo qua. Metisol.
Dopo, cioè, quando uno non vuole spendere, io ad esempio la ragionerei così, piuttosto di comprare un set, ad esempio, no, sapone after, visto che il sapone funziona, ma secondo me l'after, boh, cos'è io che farei? Compro un after da pochi euro, ok? Comunque ci sono degli aftershave semplici da banco, 3-4 euro. 3-4 euro comunque funzionano, fanno il loro dovere bene. Dopodiché, quello che avete risparmiato sull'after lo investite sul sapone. Quindi, magari al posto di comprare un sapone così che costa 10, ne comprate uno da 15-20 euro e almeno il sapone ha delle belle prestazioni. Dopo sono gusti, uno invece magari preferisce l'after, allora investe sull'after e spende meno sul sapone, dipende da persona a persona. Io sono un patito di saponi, io sono un saponaro, a me piacciono i saponi che funzionano, che hanno prestazioni, che mi danno un bel viaggio olfattivo, che sono studiati e fatti come si deve. Quindi io amo i saponi, quindi per me quella è la cosa più importante. Quindi risparmio piuttosto su tutto il resto. E quindi lì è una scelta personale a un certo punto. Però questo 10 euro spedito, ragazzi miei, funziona bene, funziona benissimo, quindi non gli si può dire assolutamente niente. Un buon sapone. Bene, come posto rasatura, logicamente, come vi ho detto, già con 5 euro in più un TFS come Mastro Michè o eccentrico, avete già, ad esempio sull'eccentrico, soprattutto una profumazione bella più complessa, più elaborata, più piacevole, almeno a mio naso, avete un po' più prestazioni che nella meccanica, avete un posto rasatura secondo me superiore, insomma avete quel passo in più, però è anche dietro al prezzo, quindi è una cosa che ci sta, uno sceglie quanto spendere, sa che spendendo tot hai tot. Questo è il punto, ecco. Bene, andiamo di after alcolico. Oggi proviamo il Cuba Laribe. Classico tabaccato, che dopo in realtà sì, ci sono un po' spezie, magari un po' di legni, ambra e cose, però buono, molto buono. Se volete dare un occhio sul sito makeup.it, ci sono le spese di spedizione gratuite su qualsiasi importo. Quindi, non so, questo qua costa 4 euro. C'è il tabac 2, 3, 4 euro, ve lo portate a casa 3, 4 euro senza pagare le spedizioni. Niente male. Bene ragazzi, vi saluto, grazie che mi avete fatto compagnia. La rasatura ottima, perfetta, super BBS, zero problemi. Quindi, sapone ha funzionato da grande. Già barba di 3-4 giorni, ha aiutato sicuramente perché farla tutti i giorni non è la stessa cosa, ma il sapone ha fatto il suo dovere. Egregiamente, quindi qualità prezzo secondo me ci siamo senza problemi. Bene, ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Bye bye.